Bentrovati anche per la pagina sportiva della ETG. Noi dunque in apertura la Lucchese, andiamo a rivivere le fasi salienti del pareggio dei rossoneri per 0-0 sul campo del Savona, un'occasione persa perché la squadra ligure naviga all'ultimo posto in classifica. La cura Galderisi finora ha funzionato a corrente alternata, ma dopo la sosta pasquale il calendario propone una partita da vincere assolutamente sul campo di un Savona ormai spacciato, fanalino di coda del girone. La Lucchese parte sottotono e così dopo 5 minuti il brivido è tutto per la difesa rossonera. Tiro da fuori di Palumbo, deviazione di Maini e Di Masi ci mette una pezza. All'11° episodio chiave della partita, Fanucchi viene in contatto con Cabeccia, accenno di testata e ammonizione per il numero 10 della Lucchese. Al 15° prima vera azione pericolosa per i ragazzi di Galderisi, calcio d'angolo, Maini sembra pronto a metterla dentro e invece cicca la sfera. Ancora Lucchese in avanti al 28° traversone dalla sinistra, girata di testa di Bianconi e palla al lato di poco. Al 29° ultima azione del primo tempo con il Savona pericoloso dalla distanza, sempre con Palumbo, il migliore dei liguri. Si va alla ripresa e la Lucchese parte subito bene con Pozzebon, ma il suo tiro è debole e Falcone para facilmente. Al 72° il fatto che cambia la partita, Fanucchi trattiene un avversario e l'arbitro, in questa occasione davvero fiscale, estrae il secondo giallo per l'attaccante rossonero. Da quel momento in poi la Lucchese arretra al baricentro e il Savona prova in più occasioni a rendersi pericoloso. Per fortuna l'attacco dei liguri è uno dei peggiori del campionato e Di Masi non corre rischi davvero seri. Finisce 0-0 e la Lucchese perde un'occasione d'oro. Scendiamo in Serie D, ritorna anche questo campionato e la Viareggio impegnato in casa contro la Massese e il Ghiviborgo sul campo della capolista Gubbio, ma ci spiega tutto meglio Roy Lepore. Dopo la sosta pasquale il campionato di Serie D riprende e propone il derby delicato in chiave salvezza tra il Viareggio e la Massese allo stadio dei Pini alle 15, con gli apuani reduci dalla sconfitta nel recupero con il Città di Castello, che è costata la panchina all'ex giocatore del Milan Sergio Battistini, sostituito dal preparatore dei portieri Giampaolo Pinna, ex Viareggio e Lucchese. Il quarto tecnico che si alterna sulla panchina degli apuani nel corso di questa stagione dopo Danesi e Tazzioli. Il Viareggio in caso di vittoria sarebbe salvo matematicamente, quindi Pierini, che recupera Fiale e Diana, spera nel colpaccio. È in dubbio Matteo, in preallarme c'è Pedruzzi che è proprio un massese, quindi per lui sarebbe un derby del derby. Sarà giornata bianconera, non saranno validi quindi gli abbonamenti, la gradinata verrà riaperta per l'occasione con gli ultras che tornano numerosi. Da massa sono previsti un centinaio di supporters. Il Ghiviborgo va a rendere visita alla capolista Gubbio, che ha approfittato della sconfitta prima della sosta pasquale del Gavorrano ed è balzato in testa ed ora, 6 giornate dalla fine di questo campionato, intende difendere il vantaggio prezioso di un punto. Ecco perché per i ragazzi di Pacifico Fanani sarà una gara difficile, ma la sua squadra si è solitamente espressa meglio in trasferta che fra le mura amiche, quindi chissà che non possa andare a fare davvero una bella figura anche in casa del Gubbio. Oggi è ritornato anche il campionato di terza categoria ed è arrivata anche la promozione in seconda, perché ha vinto il campionato con 5 giornate di anticipo per la Torre Laghese, dominatrice del girone A. Eccola qua la foto con cui i ragazzi hanno festeggiato la vittoria del campionato e dunque anche la promozione in seconda. Andiamo a vedere i risultati della 9ª giornata di ritorno, la 22esima. Esperia Viareggio Atletico Marginone 1-1, Don Bosco Castelvecchio di Compito 1-0, Sporting Viareggio Forti Scamaiore 1-2, Bargecchia Pian di Conca 3-1, Unione Chiesa Massaciuccoli San Lorenzo 1-1, Junior Lucchese San Macario 3-0 e Spianate Torre Laghese 0-2. Torre Laghese in testa quota 64, Forti Scamaiore 51, dunque la matematica, come dicevamo, conferma la Torre Laghese in testa definitivamente la classifica. Sporting Viareggio e Bargecchia 40, Junior Lucchese Aquilotti 38, Castelvecchio di Compito 37. Vi dico anche i risultati del girone di massa: Podenzana Retignano 2-2, Azzurra Bonascola 4-2, Lido di Camaiore Atletico Forte dei Marmi 0-2, Montagna Seravezzina Pontremoli 0-0, Versilia San Vitale 3-3, in testa adesso l'Atletico Forte dei Marmi a quota 60, il Lido che segue a 58.
Vediamo il girone B, 26esima giornata, 11esima di ritorno. Sacro Cuore Filecchi 1-2, Virtus Robur Molazzana 1-3, Sporting Lucca Morianese 4-2, Montolo Nave Piazza del Serchio 3-0, Pieve San Paolo Sant'Anna 1-0, Segrumigno San Vitese 1-1, Cutiglianese Virtus 2-1, riposava il Silicagnana. In testa il Molazzana quota 59, Pieve San Paolo 54, Montuolo 51, Morianese 47, Segrumigno 46, Silicagnana e Filecchio a 42 punti. Chiudiamo con il basket, la Serie C Silver, trasferta a Prato domani per la Geonova Lucca di scena al Toscanini contro il fanalino di coda del girone. I padroni di casa sconfitte l'andata dopo un tempo supplementare che finora hanno vinto un solo incontro sui 5 disputati nella seconda fase. Dunque davvero gara abbordabile per i ragazzi di piazza. Trasferta difficile invece per il Bama alle 18 domani, impegnato sul campo del San Giovanni Valdarno, squadra in salute, reduce da 2 vittorie nelle ultime 3 gare. Bama Altopascio che comunque ormai pensa ai playoff che cominceranno il 15 maggio. È tutto per la pagina sportiva, una breve pausa e poi ancora insieme per la terza parte del TG Noi.